Io volevo fare appello a coloro che vedono i miei video politici e che condividono la mia visione, per lo più, non si può mai condividere al 100%. Allora, io ho messo più di 47 video, in parte 1, originali di canzoni di protesta mie, scritte da me, eseguite da me. Non avevo questi microfoni, questo microfono e neanche questo usavo. Adesso è molto migliorata tutta la cosa. Allora, io volevo dire questo, visto che nella vita reale mi trovo col carattere che ho io, che non è un carattere facile, ma è un carattere che se una persona mi rispetta io non ho nessun problema. Se una persona mi tratta dall'alto in basso e comincia a dire che io voglio visibilità, altre stronzate del genere, io non, assolutamente non collaboro con questa gente, perché io se sei in buona fede e mi rispetti, do il massimo. Se invece no, va bene, allora collabora con qualcun altro. Collabora con quelli che sono andati al primo maggio, cioè con quella persona che impersonava Raffaella Carrà, con il gruppo Finto Blues che faceva hard rock, con quelli che scendevano sul palco e lasciavano i volantini per farsi pubblicità, gruppi che non ho mai sentito, mai coperto nell'ambito dell'opposizione a questo regime falsamente democratico ma veramente dittatoriale. Bene, io ho abbastanza rispetto per me e per la mia musica, quindi se voi volete aiutarmi diffondete le canzoni, se volete mandatemi dei testi per canzoni nuove, se volete collaborare con me non ho nessun problema, basta che state a Roma. Soprattutto gente che suona al basso, una seconda voce. Scusate, questo è. Per il resto, ma anche no. Cioè, io devo spostarmi e portare la roba per poi dover ringraziare chi mi hanno fatto suonare. No, non ringrazio nessuno perché io sto venendo lì gratis. Devo pure spendere soldi perché devo cenare, quelli è no, ma non esiste questa cosa qui. Quindi se volete aiutarmi, diffondete le mie canzoni, specialmente quelle che vi piacciono di più, perché non tutte sono sicuramente belle e non tutte sono venute bene. Potete anche fare delle cover delle canzoni mie, non c'è nessun problema. Io vorrei fare un gruppo di persone, almeno tre persone, un basso e un fiato, una seconda voce o una seconda chitarra, quello che c'è. E fare degli arrangiamenti in qualcosa di un po' più curato, sia dal punto di vista, cioè il fatto che siamo in tre, e poi cercare di costruire qualcosa un po' più complesso su queste canzoni che ho fatto. Si possono fare tante cose, cori, armonizzare a due voci, dare un'impronta un po' più jazzistica, un po' più blues o pop, insomma, dipende con chi collaboro. Finché io non ho un riscontro di abbastanza, tra parentesi, successo, ecco, vuol dire che le canzoni mie non sono degne. Non che gli altri, quelle del primo maggio, fossero, perché sì, cantano e suonano, ma prima del primo maggio molti di questi, non tutti, ma molti di questi, ma che cosa c'entrano con il movimento? Ah, ma tu te la prendi per personale? Ma certo! Ma è normale, quando vedete voi che fate una cosa da 2 anni e mezzo e vedete gente che non si è mai vista una manifestazione, non ha mai fatto un video di protesta originale e salire sul palco giusto per una visibilità, loro sì, veramente per visibilità, io a me me ne frega niente,
È certo che ti dice, ma insomma, ma anche perché l'immagine del movimento viene un'immagine un po' cialtronesca, sinceramente, perché tu non puoi andare a fare una contromanifestazione del 1º maggio dove con tutti i problemi che ho dal punto di vista politico, questa gente che non ha detto una parola durante queste quarantene o per la gente che non poteva lavorare o per obblighi vaccinali, però bisogna ammettere che questi hanno una potenza di fuoco come nomi enorme. E quindi andare a cercare di fare una cosa simile è persa in partenza, a meno che non fai una manifestazione del 1º maggio dove si contro, dove ci sono canzoni veramente politiche. Ok, perché l'altro 1º maggio è un modo per fare una scampagnata di Roma, soprattutto dal sud, e basta. Ecco, io do le opinioni. A qualcuno dà fastidio che io do le opinioni. Mi vorrebbero, che ne so, più sottomesso. Ma lo stesso mio carattere, che non mi faccio sottomettere al sistema. Ma dobbiamo essere tutti uniti. Tutti uniti, poi mi dicono che c'è bisogno di nuovi partiti. No, non c'è bisogno di nuovi partiti. Per me, attualmente, la mia opinione, che io non sia una pappeciccia con Toscano, che a malapena, ma non credo che mi conosce, ma l'ho visto, ho parlato per 10 secondi una volta, ma non si ricorderà assolutamente di me. Perché io, anche lui abbia delle cose, però, io oggi ho cercato di far capire lo spessore culturale di Toscano e quello di Matteo Brandi sono due cose diverse. Matteo Brandi non ha il retroterra che ha un... ma quello è più grande, parte di più grande di quanto? 5-6 anni, massimo 10, non lo so. Ma il problema è questo, è a capo di un partito politico. Non è che ci si arriva subito. Quindi io dico, c'è ancora Italia, ma perché dobbiamo fare ancora un altro partito, ancora un'altra cosa? Di sigle ce ne stanno pure troppe. Io dicevo, ma insomma, perché non ha collaborato con ancora... Arnaldo Vitangeli poteva pure fare un partito, ma non l'ha fatto, si è messo a disposizione di Ancora Italia. Io credo che Brandi in Ancora Italia avrebbe potuto dare tante cose, ma è un partito io non sono assolutamente ateo, però infatti non seguo lo Toscano quando parla di alcune cose religiose, però io ho cercato di argomentare il fatto che secondo me, poi vedremo se la storia mi dà ragione o no. Ci vuole unità. E se andate a vedere poi i dati del canale di Pro Italia o di Matteo Brandi e quello di Visione TV, è enorme la differenza. È enorme. Ma anche Visione TV ci ha messo parecchio tempo a decollare. In fondo è un po' la sostituta su Facebook, su YouTube di Brio Blu. Brio Blu è l'acqua. Quindi io non so se andrò. Sinceramente, più no che sì. Anche perché mi danno questo input. Io rispondo una cosa, poi questa persona mi dà questo input, scompare sempre. Dopo due messaggi prende e scompare. Quindi automaticamente io non sono portato ad andare. Ok? Cioè, per andare a fare qualcosa, io devo capire che dall'altra parte c'è un vero, sincero interesse e un vero, sincero rispetto per quello che vado a fare. Non perché hanno bisogno di me, perché c'hanno bisogno di qualcuno che fa casino o che canti e suoni, non è quello il punto. C'è tanta, guardate,
gente che sa suonare la chitarra meglio di me, quasi tutti. Cantare no, dico la verità, però suonare la chitarra no, è un altro discorso. Gente che io voglio avere il mio successo per quello che sono, cioè per come canto, come suono e quello che dico e come mi comporto. Se a voi non vi piace il pacchetto, ok, perché poi sono collegate, quello che dico nelle canzoni è il mio modo di essere, che è lo stesso modo di essere che mi pone a dire quello che penso, anche se due o tre persone gli dà fastidio, perché è chiaro che le persone che hanno un carattere particolare, molta gente non sopporta chi ha un'opinione e ha il coraggio di dirla, non sopporta chi ma per chi, io non sono un falso modesto, se mi dite sei un chitarrista, no, gran chitarrista, no, cantante, beh, insomma, ma uno mi dice, ma rispetto agli altri, tu hai scritto canzoni originali su argomento Russia, Covid, quello, quell'altro, vaccini, sì, quanti ce ne stanno che hanno fatto questa cosa qui? A parte Bovia, è un'altra che sta in Veneto, e io, poi magari c'è un'altra, perché pure quella che sta in Veneto fino a un mese fa, 20 giorni fa, non sapevo neanche che esistesse. Però, certo no, non ce ne stanno tanti, ok? E ci stanno, se ci stanno e non si vedono, vuol dire che contano poco. Io non mi ritengo niente, ma ci sono delle canzoni che ho fatto io che hanno più 1500 visualizzazioni, che può sembrare niente, ma credetemi, per una persona che fa i video in casa, adesso ho questo microfono, prima non c'avevo un cazzo, e li fa così, è tanto. Io sono convinto che in tre una buona qualità audio, una buona, un buon video, non un videoclip che mi stanno sulle palle, però un buon video, magari con un editing, con diverse due o tre telecamere montate insieme, vedete l'interesse che c'è. Perché vi ripeto, oltre Povia e un'altra che sta in Veneto, io non ho visto nessuno direttamente. Ah sì, quello là che ha organizzato quella manifestazione, sì, vabbè. No, ma anche no. Ma non perché ho avuto discussioni al telefono, ma perché proprio non mi piace l'approccio. È chiaro. Io riesco a capire chi è spontaneamente e chi non lo fa. Chissà. Va bene, questo io volevo dire, quindi ripeto. Ditemi quali video vi piacciono di più, quali vi piacciono di meno, quali vorreste che io li facessi una versione migliorata, se volete collaborare con me, come scrittura di testi, come gruppo, sempre a Roma. Scrittura di testi non necessariamente a Roma, ok? E soprattutto condividete se voi volete che io continui, perché se a voi... Che io continui nel senso che mi dia ancora da fare, le canzoni le scriverò, però poi per magari un giorno andare in uno studio o spendere soldi per queste cose qui, cercare di fare delle prove, quell'altro, io vorrei almeno, dico, un altro che deve suonare con me, guarda questo video che ho fatto io, c'ha 10.000 visualizzazioni, ah interessante, allora perché non collaboriamo? Collaboriamo, ok, però... dovete aiutarmi me, cioè voglio aiutare quella persona, comincio a condividere i video di quella persona lì, ok, mettete dei messaggi, mettetelo nei gruppi, allora sì, se io non ho questo riscontro va bene, vuol dire che non interessa e quindi continuerò a farli con la chitarra e la voce alla come vengono. E arrivederci.